Buongiorno a tutte bellezze mie e benvenute in questo nuovo video. Oggi è una giornata spettacolare, devo dire che queste due ultime settimane di novembre sono state stupende. C'è il sole e fuori è tutto dipinto di giallo, rosso, arancione, cioè proprio i colori dell'autunno, quello che piace a me. Oggi in particolare vorrei che fosse una giornata produttiva, infatti ora ci alziamo, avevo intenzione di cambiare il letto, ma sì, prima di dare il via a questa giornata andiamo a fare colazione. E questa è la mia colazione di oggi, ginseng e sfogliatina di mele. Questa sta diventando in assoluto la mia colazione preferita, almeno al momento. Raga, con questo colore di capelli mi sento veramente al top, credo di avervelo già detto nello scorso video. Oh, ora sì che la giornata inizia a sorridermi, possiamo iniziare a cambiare il letto. Denti lavati e ora passiamo alla skincare. Oggi volevo utilizzare la mia spazzolina elettrica per fare una pulizia un po' più profonda. Vado sempre con il mio detergente di Vroché Pure Ment con menta piperita bio, che è quasi finito, non vedo l'ora perché voglio passare assolutamente ad altro. Ho inumidito il viso e si parte. Volevo fare una pulizia un po' più profonda oggi perché volevo concedermi anche una maschera viso, visto che abbiamo tempo, uscirò dopo pranzo, quindi abbiamo tutta la mattinata per prepararci. Tra l'altro spero che il tempo regga perché vedo che si è anche annuvolato, da che era una splendida giornata sono usciti i nuvoloni. E vi dicevo, è veramente tanto che non mi concedo una maschera viso, di tanto in tanto è bene prendersi cura a fondo della propria pelle. Mi strucco sempre tutte le sere, non è che mi stia truccando chissà quanto, non utilizzo più il fondotinta ad esempio, non è una cosa definitiva, penso di riprendere ad utilizzare il fondotinta, ma attualmente non lo sto più utilizzando. Comunque mi strucco sempre gli occhi, lavo il viso tutte le sere, quindi c'è sempre una skincare di base mattina e sera, però la maschera viso è qualcosa che solitamente faccio una volta a settimana, ma adesso è un po' di più che non la faccio. Ora intanto risciacquiamo il tutto. Come maschera viso vado a preparare questa qui all'argilla verde, perché diciamo che è indicata per le pelli grasse. Io ho una pelle mista, guardate, ne basta un cucchiaino, aggiungiamo pochissima acqua, così basta, andiamo a mescolare con un pennello. E ora inizio ad applicare la maschera nelle zone per me critiche, che sono la fronte, perché mi si lucida abbastanza, il mento, il naso, praticamente, raga, la zona T, e un pochino anche questa parte delle guance, non tutta, ma questa parte qui è abbastanza grassa. Cioè, del mio viso si salva il contorno occhi, le labbra e queste due parti qui, perché per il resto praticamente ho tutta la pelle grassa. Questa è la mia pelle mista, grassa, 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 grassa e normale, solo in queste parti. Ora, a
aspettiamo circa un 10 minuti, ma poi si vede perché la maschera all'argilla inizia ad asciugarsi. Io non aspetto mai che sia completamente asciutta, perché così è più facile da rimuovere. Non riesco più a parlare, come potete vedere la maschera si sta asciugando, infatti è quasi del tutto asciutta. Ora con una spugnetta inumidita la bagno in modo che si rimuova molto meglio. Vedete? Dopo aver picchiettato, poi piano piano passo e guardate come si rimuove velocemente. Ho un colorito un po' verdognolo, sembra una Monster High. Bene raga, ora vado a risciacquare tutto il residuo. Mi si è arrossato il naso, però lo sento molto più liscio, ho il naso rosso. Ma allora adesso vado ad applicare il mio tonico di L'Oreal ai fiori rari, che è un tonico per pelli da normali a miste a base di rosa e loto riequilibrante. Lo vado a tamponare così. Ora vado ad applicare la mia lozione a base di acido salicilico anti punti neri della Sebo Vegetal Pure Yves Rocher. Questo è un prodotto di Yves Rocher che adoro. Ha una consistenza liquida ma non troppo, quindi preferisco sempre applicarlo e picchiettarlo con le mani per non avere troppa dispersione di prodotto. Picchietto sul mento, naso e fronte. Poi vado con il mio tea tree oil, qui che ho un brufolino, perché il tea tree oil, raga, mi è anche finito, questo lo devo assolutamente riacquistare perché secca i brufoletti ed è veramente un toccasana. Cremina contorno occhi di Siena, le bacche di Goji e melagrana bio. Quasi finito tutte le cose che riguardano la skincare, devo fare uno spesone di roba. Mentre come crema viso sto utilizzando la Sebo Vegetal Gel Cream di Yves Rocher, sempre per pelli da grasse a miste, a base di polvere di tè boreale. Questa crema opacizza, tiene sotto controllo le lucidità. Diciamo che il compito di questa crema è assorbire il sebo in eccesso, quindi va anche ad opacizzare. E ora passiamo al mio make-up no make-up, perché ormai ho perso completamente l'abitudine di truccarmi. Aiutatemi a ritrovare la mia voglia di truccarmi, dove è finita? Da quest'estate mi ha abbandonato e non è più tornata. Ma più che altro non mi va più di mettere il fondotinta. Non so se sia un bene o un male. Comunque, ora vado con il mio correttore cancelletta di Maybelline, che è in assoluto il mio preferito, qui nella zona delle occhiaie. E lo metto anche sulle imperfezioni, qui dove c'è il brufoletto. Qui c'è un'altra macchia. Mi farebbe molto prima coprire tutto con il fondotinta, ma ripeto, non ne ho voglia. Tra l'altro oggi mi vedo pallidissima. Poi prendo il mio gel trasparente di Essence, anche questo da ricomprare, e pettino in su tutte le sopracciglia in modo che vada a dare quell'effetto laminazione sopracciglia. Poi con il Bahama Mama vado a dare una leggera sfumaturina qui nella piega dell'occhio. Come potete vedere, questo make up no make up è veramente semplicissimo. Lo potrebbe fare veramente chiunque, cioè almeno per rendervi presentabili quando uscite. Poi prima di procedere al contouring vado a tamponare un po' di cipria, almeno per fissare il correttore. E ora faccio un po' di contouring al naso. Ora vado a fare una leggerissima lineetta di eyeliner, questo è un eyeliner marroncino, quindi molto molto naturale. Che va ad allungare lo sguardo e andiamo con un po' di illuminante. Questo è un illuminante in crema. Sapete che non ricordo dove l'ho preso questo illuminante? Boh, mi verrà in mente. Ne vado a mettere un po' qui nell'angolo interno dell'occhio
È un oro metallizzato stupendo, forse da lì non si vede nemmeno. Ne metto un po' sulla punta del naso. Facciamola brillare questa punta del naso. E un po' qui sugli zigomi. Vado a picchiettare. Mascara. E un po' di gloss. Make-up, no make-up è terminato. Praticamente sembro struccata, ma un minimo c'è. Poco poco c'è. Ok, mi sono cambiata. Questo è l'outfit. Indosso questi jeans di Calzedonia neri e sopra questa maglia di Zara color verde militare, verde oliva, con questi bottoncini dorati. Come profumo per questa giornata ho deciso di indossare il Poison Girl di Dior. Vabbè, io sono un amante dei profumi dolci, ma lo sapete. È matematico, o il mascara, o il profumo e vai di starnuto. Ok, raga, io e Giacomino siamo pronti per uscire. Guardate che bel cappottino. Mi sono imbacuccata, la giornata non promette un granché, ma io spero comunque che esca il sole. E per pranzo risotto con i funghi. Buon appetito! Secondo, patate al forno. Raga, queste sono patatine novelle che si fanno così direttamente con tutta la buccia, sono strabuone. E funghi ripieni, guardate questo fungo che meraviglia. E dopo questo momento di alta televisione, io mi bevo il mio ginseng. Raga, sembra che il tempo si sia un pochino ripreso e Fabrizio mi è appena venuto a prendere. Ora vi porteremo con noi al lago. Penso che queste ragazze siano rimaste intrappolate in qualche percorso nel bosco e l'elicottero è andato a salvarle. Comunque ne sono già state salvate tre. Vediamo se ne scenderanno altre. Siamo qui in linea per assistere ad un salvataggio di tre piccole Boy Scout che sono appena state salvate da un elicottero. Lei che è testimone oculare, che cosa ha visto? Io stavo camminando con Gima, siamo a Matriciana, un po' di polpettone, si fa una passeggiata. Un tratto ho visto con Gima un elicottero, in giro siamo alla panza e... E a voi in linea allo studio. L'uomo dell'anno è il nostro eroe, ma non capiamo perché l'elicottero l'ha scaricato qua al lago e l'ha lasciato qui. Lo seguiamo, vediamo dove ci porta, in quali sentieri sperduti del lago. Sì. Passa qua, c'è dei ragazzi che si erano smarriti. Che sono messi in mezzo al bosco? Sì. Infatti avevamo immaginato. Grazie, buon lavoro.
qui c'è una forchetta attaccata ad un ramo, non so chi l'abbia messa lì e perché. Avete paura? C'è stato un elico che è addosso. Oh, possiamo te. Possiamo te. Andiamo, io vieni via. Tornata, raga, è stato un pomeriggio pazzesco. Scusate se ho smesso di vloggare, ma ero fuori, mi si è scaricato il telefono. Comunque, tutto ci aspettavamo, io e Fabrizio, tranne di incontrare una situazione del genere oggi, ed è proprio questo il bello, che noi siamo partiti con l'intento di fare una tranquilla passeggiata al lago e invece abbiamo assistito dal vivo al salvataggio da parte dei vigili del fuoco a 3 boy scout che si erano smarriti nel bosco. Può succedere, anche perché qui ai Castelli Romani c'è tantissima vegetazione, tantissimi boschi, percorsi, e se non sei proprio esperto ci si potrebbe anche perdere, soprattutto se sia il mio orientamento. Lasciamo proprio perdere. Devo essere sincera, è stato anche emozionante perché mi sono sentita una reporter, un'inviata speciale a caccia di scoop. Comunque sono qui con la mamma di Katherine Hepburn, mammina! E nulla, oggi ho voluto portarvi in una mia giornata. Spero tanto che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per non perdere i nuovi contenuti che escono qui sul mio canale, e mi raccomando, se volete essere salutati nel prossimo video, seguitemi anche su Instagram. E nulla, bellezze mie, io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video. Muah.